Chi ha detto che il colpo di fulmine esiste solo in amore? Wow. Casa a prima vista. La prima competizione tra i migliori agenti immobiliari d'Italia. Ogni giorno, tre abili agenti si sfideranno per trovare la casa dei sogni a un nuovo ed esigente cliente. Mariana D'Amico, ambiziosa e determinata, lavora da sempre nel settore immobiliare. E lei, quella giusta. Ed è titolare di un'agenzia in continua espansione. Un cliente lo puoi perdere per un dettaglio. Per lei il mondo dell'immobiliare non ha segreti. Gianluca Torre, eclettico e fantasioso. No, il gatto. La sua capacità di far sognare i clienti li accoglie con la musica in casa. Il amore e la passione lo ha portato a diventare uno dei top 5 di una grande agenzia internazionale. I clienti vanno conquistati. Ida Di Filippo, verace ed esuberante. Realizziamo il sogno. Lavora come team leader in una grande realtà immobiliare. Conquista i suoi clienti con la sua professionalità, ma soprattutto con la sua simpatia. Perché il sole ce l'abbiamo dentro. Agenti, abbiamo bisogno di voi. Sono agguerriti e disposti a tutto, ma per aggiudicarsi la vittoria e un premio in denaro... È quello che vi aspettavate? Sì. Dovranno esaudire ogni richiesta dei nuovi acquirenti. Che bello. Che vinca il migliore. Chi di loro troverà la casa a prima vista? Agenti, la sentite anche voi quest'aria particolare stamattina? Ragazzi, oggi vi dico la verità. Sento che arriva qualcosina, un po', non lo so, questa è una vibrazione proprio. Chi lo sa, Ida? Forse hai ragione. Conosciamo gli acquirenti di oggi. Ciao, sono Anna. Ciao, sono Beppe. Seguiteci che vi faccio fare un tour della casa. Beppe e Anna. Loro figli Giorgio e Andrea, il cane Bolt, vivono in una grande casa in provincia di Monza Brianza. Ah, però. Dove sono abituati a ricevere amici di continuo. Schiaccia, fai salire. E chi è? È Francesco. Qua, come potete vedere, arriva sempre gente. La nostra casa è abbastanza grande. C'è un salone, una cucina a vista, quattro camere da letto, quattro bagni. Questa casa loro non finisce più. E un terrazzo. Pure. Ragazzi, ma che terrazzo è? Madonna. Ma che roba. È un terrazzo molto grande, molto vivibile. Facciamo le grigliate, giochiamo a ping pong. Pure a ping pong. A Milano, se giochi a ping pong sul terrazzo, i vicini ti denunciano per il rumore della pallina. Toto. Va da sé che noi ci troviamo benissimo, ma ho delle esigenze di lavoro tali per cui necessito di trasferirmi in quel di Milano, quindi stiamo prendendo la palla al balzo per fare un cambio di questo genere. Quali saranno i desideri di Beppe e Anna? Ma ragazzi, chi viene a Milano da una condizione così devi rimodulare le tue... cioè, ti devi adattare. Cerchiamo una casa perlomeno di 170 metri quadrati. Abbiamo bisogno necessariamente di tre stanze, se non quattro, di tre bagni. Ci piacerebbe che la camera matrimoniale fosse idonea per anche ospitare una cabina armadio. Dove la troviamo, Giorgio? Io qualche idea ce l'ho. Vorremmo un ampio salone. È una cucina sempre a vista, con magari un'isola in mezzo per cucinare per gli amici, per fare gli aperitivi. Hanno messo troppi parametri, troppi paletti e tutti al top. L'unica cosa che non hanno detto è piano alto. Preferiremmo non avere una casa ai piani bassi. Il punto è che loro sono abituati bene, molto bene. Io non vorrei rinunciare ad avere un bel terrazzo, uno spazio fuori per poter pranzare fuori d'estate, la sera. Io non vorrei rinunciare a far felice l'Anna. Con Beppe mi diverto, è lui l'animatore della famiglia. Ti sei fatta una veste sculata, un cappello con i nastri e con il rose. Bello guaglione, Beppe. Ma sono carini, dai. Quanto saranno disposti a spendere Beppe e Anna per venire a vivere a Milano? Noi vorremmo stare sul milione di euro. Potremmo anche spingersi a 1.200.000 euro. Vediamo. 1 milione col terrazzo? Piano alto. Ci affidiamo a tutti gli agenti affinché ci cerchino una casa che ci vada bene e che vada a soddisfare quelle che sono le nostre esigenze.
Ragazzi, ve l'avevo detto che oggi arrivava una sfida. Sì. Proprio al bacio. Sì. Su questa sfida mi sento... Ti senti stimolato? Ah, sì. Bravo, credo sì. Di poter giocare bene le mie carte. Ma avremo una casa che ha tutte queste caratteristiche? Tutto, nessuno dei tre potrà darglielo. Questo è poco ma sicuro. A qualcosa devono rinunciare. Te la senti? Sì, me la sento. Anche tu te la senti sì. Un po'. Vabbè, però sono abbastanza sicura perché di case ne abbiamo. Le mie Charlie's Angels, andiamo a fare questa sfida. Ti sei compreso, perché le Charlie's Angels sono... tre. Andiamo, tesorina. I nostri angeli raggiungono subito i loro uffici e con loro entrano in azione anche i fidati collaboratori. La ricerca della casa a prima vista ha inizio. Essendo già abituati bene, cercano un minimo... dai 170 a 200, un'ampia zona living e cucina, perché sono abituati a invitare amici a cucinare. Terrazzo. Ma chi non lo vuole? Ma perché tutti vogliono il terrazzo adesso in Milano? Cioè, Milano è stata costruita senza finestre, oggi tutti vogliono il terrazzo. No, questi vogliono la legge Caserta. E quindi gli dobbiamo dare un qualcosa a livello delle loro esigenze, delle loro aspettative. Ok. Ti viene in mente qualcosa, magari... Mi preoccupa sicuramente il numero delle camere e dei bagni. La ricerca la concentrerò sulle loro esigenze reali, che ho capito quali sono. Marianna e Ida sono due agenti molto brave, entrambe. Di Ida temo la sua capacità di entrare subito in empatia con i clienti. Prima di portare la mia casa, voglio valutare varie soluzioni. Non mi fermo alla prima che si può avvicinare. Di Mariana posso temere la precisione estrema, perché lei veramente si studia tutto. Esigenze sul palazzo non ne hanno, in particolare se d'epoca o moderno. Ok, l'importante è la metratura, quindi. L'importante okay. È la metratura. Una richiesta articolata, quella di Beppe e Anna, che ogni agente proverà a soddisfare con una strategia diversa. Cerco di puntare sugli elementi che li possono colpire. La trovo. Qui è dura, qui mi devo giocare tutte le carte che ho. Questa è tosta davvero, ragazzi. Una soluzione per loro ce l'ho, però è un primo piano, ma in un quartiere meraviglioso. Se scelgono questa casa, la partitina ping pong vado a farmela anch'io insieme a loro. Credo che ce l'abbiamo, zona est. Sono oltre 200 metri quadrati. Perfetto, allora. La soluzione a cui ho pensato risponderà ai due elementi per loro più importanti. Puntini. 1.3 milioni secondo te come potrebbe essere? Lo proponiamo? Se dici sì, lo chiamo. Chiamalo. Ho trovato un terrazzo figo. Posso dire figo? La casa è mia. Bye bye, Mariano. Ciao, biscottino. Giuseppe e Anna stanno per iniziare le visite e Gianluca è il primo a mostrare la sua proposta. Per farlo li attende in via Vincenzo Monti, elegante via milanese in zona Cempione. Buongiorno. Buongiorno. Molto piacere, Gianluca. Piacere. Beppe, piacere. Piacere di conoscervi. Nel frattempo le due colleghe osservano le sue gesta da un van appostato nei dintorni. Vediamo il nostro Gianluca. Con la sua cartelletta azzurra. Eccoci qua. Partirei un pochino dal contesto e dalla zona. Via Vincenzo Monti è la via... decisamente una via dei prestigiosa. Signori milanesi, un po' chic. Assolutamente sì. Vincenzo Monti è figa. Innanzitutto qui siamo nel tratto di Vincenzo Monti, molto vicino a City Life, perché abbiamo un grande parco e una serie di residenze di grande prestigio. Lui è uno che gli piace stare prima fuori dall'appartamento, farsi tutta la chiacchiera sulla zona. Ma loro non parlano, non sta creando confronto. Agguerrite le tue colleghe, Gianluca, stamattina. Meglio presentare il palazzo. È un edificio progettato da Gio Ponti. È l'architetto che ha progettato il Pirelli, il grattacielo Pirelli, certo. Il Pirellone. Si caratterizza proprio nelle... Eh sì, lo vedete? Nello stile di Gio Ponti, contestualizzato agli anni 60. Assolutamente. Così, molto lineare, proprio un'architettura classica di Gio Ponti. Bello. Mi ha fatto una bella impressione. Sono felice di mostrarvi l'appartamento in una giornata di sole.
Ieri sera si era messo a piovere e ero disperato. Anche perché visitare un appartamento con un terrazzo senza il sole perde di appeal, insomma. Certo. Chiaro. C'ho il terrazzo. Che tattica particolare, Gianluca. Svelare subito il punto di forza della casa. La sua proposta è un quadrilocale, con un'ampia zona living con cucina a vista, 3 camere da letto, 2 bagni e appunto il tanto agognato terrazzo. Eccoci. Oh. Allora, salone doppio, immerso in un bagno di luce. Decisamente bella e luminosa. E affacciata su questo grande terrazzo, che vi mostro subito. È il pezzo forte della casa, andiamo a vederlo. Grande terrazzo. Bello. 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 Bravo, Gianno. Quando prendi così in una richiesta, prendi un bel vantaggio, dai. Però faccia anche sulla via dove, però faccia anche dove passa il tram. Ma è fastidioso? Allora, il tram è la tipicità della città di Milano, rappresentato anche da vari artisti nei loro dipinti. Gianluca, come se l'inventa? È fantastico. Qui fuori ci sta sicuramente il bel tavolo da ping pong che a voi piace avere. Assolutamente sì. Dopodiché si può fare un'area pranzo-cena. Magari utilizzando quel tendone qua all'inizio, mettere il tavolo. Si riesce a sfruttare. Ah, adesso gli propone pure un letto a castello sul terrazzo. Dopodiché abbiamo l'area per prendere il sole. Tenete conto che qui siamo esposti a est, quindi abbiamo il sole che fa questo movimento. Quindi tutto il giorno? Praticamente tutto il giorno. Noi viviamo molto all'aperto, usiamo molto il terrazzo per le cene e i pranzi, per cui... Considerando Milano, potrebbe essere un terrazzo interessante. Visto che il terrazzo era uno dei vostri desiderata, a Milano bisogna avere già la contezza che la casa dei sogni è quasi impossibile da trovare, ma bisogna fare i conti un po' con quello che è disponibile e decidere su che cosa mollare un pochino. Io non avrei detto però la casa dei sogni è impossibile. Sai perché? Sta mettendo le mani avanti. Chissà cosa nasconde. Sa già che avrà dei limiti, allora lui glieli preannuncia elegantemente. Bene, proseguiamo con la visita? Assolutamente certo. Sì. Ok. Seguiamo. E se il terrazzo è un'isola felice, un'altra tanto desiderata isola attende Anna e Beppe. Abbiamo questa bella cucina fatta su misura, con isola e zona pranzo. Ho visto che vi piace vivere molto la famiglia e ricevere ospiti, e quindi questo genere di conformazione consente proprio questo. Bella, questa è l'isola che ci consente di cucinare e di fare i nostri manicaretti. La cucina, che è molto grande, quest'isola in mezzo ci dà modo di fare gli aperitivi, di fare le cene, è molto conviviale. A noi piace molto il bianco con il legno, per cui è sicuramente una soluzione che ci piace. Una soluzione che ci piace. Hai parlato di legno, questo è un rovere spazzolato a listoni. L'avevamo visto entrando e ci era piaciuto molto. A lei piace. Il living prosegue con la zona conversazione TV, sì. Questa bella zona col divano angolare. E abbiamo un grande tavolo da pranzo. La forma del tavolo non ottimizza al massimo gli spazi, quindi un tavolo ovale ci possono stare tranquillamente una decina di persone. Sì, 25. Sì. Cavaliere della tavola rotonda, adesso può fare. Vi ripeto questo perché so che appunto, noi siamo spesso in a voi piace ospitare. Ma come l'ha fatta diventare quella cartelletta dal nervosismo? O teme qualche domanda. L'appartamento ha 4 camere? Ne ha 3. 3 camere. Ha 3 camere. Gianluca, è vero che non hai 4 camere, ma in serbo ben 2 zone notte. La zona dei ragazzi e la zona notte vostra. Faccio strada. Allora, questo è il corridoio. Una bellissima armadiatura, fra le altre cose. È anche molto grande, bella, veramente. L'armadiatura è molto ampia. Ha un bel design. Laccato.
Sono dei dettagli molto belli, in quanto questi armadi a muro caratterizzano la casa. Allora, qui c'è una camera di dimensioni molto generose. Per fortuna è piccola. Sì. Carina, peraltro c'è anche il letto alla francese, come ha l'Andrea adesso, quindi... C'è una seconda camera dei ragazzi. Questa è un po' più piccina e un po' meno luminosa. E più piccolina. Si può mettere anche un letto rivolto al contrario. Per la posizione zen è meglio dormire con i piedi rivolti verso l'esterno. Sai che non lo sapevo? Ah, Gianluca non la sapeva, questa della posizione zen. Poi occorre decidere come organizzarla. Le camere dei ragazzi sono un po' piccole, soprattutto perché le paragono alle camere dove... Viviamo attualmente. Viviamo attualmente. Questo è il bagno che serve le due camere dei ragazzi. Cos'è quello marmo? Questa lama di luce conferisce questa sensazione di eleganza, di simmetria. Un rivestimento molto bello. È oggettivamente super bello. State calma. Lo so, però... Non sto calma. Tu sei competitiva a un livello pazzesco. Vediamo l'altra camera, magari avrà qualche difetto. Vediamo, non vedo l'ora di vedere il difetto. Allora, raggiungiamo l'altra camera e scopriamolo, Mariana. Spostiamoci nella zona notte padronale. Vi conduco nella suite matrimoniale, nel vostro nido d'amore. Suite! Lo gli piace. Qui intanto abbiamo un locale polifunzionale. Eh? Che nella mia previsione diventerà... polifunzionale. La vostra. Lo sgabuzzino. Questo lo chiamo. Vedi Beppe, io ho detto uno sgabuzzino. Questa è la suite matrimoniale. Sì. Grande letto, i comodini. Molto grande, luminosa anche questa. Mi piace molto, devo riconoscere che è molto bella, luminosa, spaziosa. La mia idea è rimuovere quell'armadiatura che vedete, fare un ingresso sul locale polifunzionale precedente. È un'ottima idea, peraltro. E utilizzarlo assolutamente come grande cabina armadio. È vero. Vedi come si gioca il polifunzionale? È bravo, se l'è giocata bene questa. Dove affaccia? L'unica pecca di questa è che affaccia sulla questa strada. Questa affaccia su Vincenzo Monte. Come sentite, non si sente nessun rumore. Certo, momento... con la finestra chiusa. Quello sì. È bella, ma il problema è proprio che è a ridosso della strada, quindi essendo un primo piano è rumorosa. Allora, nella vostra suite abbiamo anche, ovviamente, il bagno. Vasca con doccia. Sì. Sanitarie rubinetterie di design. Sì. Con questo bel lavandino delle forme sinuose. E com'è la forma sinuosa di un lavandino? Peraltro noi abbiamo questo lavandino identico. Ed è uno dei motivi per cui vi sto proponendo questo appartamento. Mamma Gianluca, ma dove le trovi queste case tu? Gianluca, hai lasciato le tue colleghe a bocca aperta stavolta. Ricapitoliamo la tua proposta. Dunque, sono circa 143 metri quadrati, con 27 metri quadrati di terrazzo. No, non ci siamo. Abbiamo le tre camere. Le due per i ragazzi, più la vostra suite. Il salone doppio, con una bella cucina vista all'americana. E adesso manca la parte finale, che è la richiesta di questo appartamento. Vediamo. Allora, la richiesta di questo appartamento è di 1.100.000. Vabbè, sta richiesta, però è piccola. No. E inclusi gli arredi? Allora, la proprietà dà gli arredi fatti su misura, compresa la cucina e gli elettrodomestici. Effettivamente bisogna riconoscere che nel prezzo loro hanno delle bellissime finiture e lasciano totalmente gli arredi, però come prezzo è un po' alto. Pensiamoci. L'appartamento ci è piaciuto, in parte sposa quelle che sono le nostre esigenze. Ti faremo sapere sicuramente, tu sei stato molto cortese, ti ringraziamo. Gianluca, non ci fai paura. Bye bye. Bye, bye. Stabile di prestigio, zona super, ci ho messo tutto il mio impegno e le mie capacità. Speriamo che l'impegno basti, Gianluca. Ora però è il turno di Ida, che attende Beppe e Anna nel van.
Chissà quale soluzione in serbo per loro. Ma buongiorno! Buongiorno! Mi stavo aspettando. Io sono Ida, piacere. Molto lieto. Accomodati, Beppe. Molto lieto. Ma ciao, Anna, piacere. Beh, ragazzi, io per voi me la sono studiata bene, eh? Andiamo in Porta Romana. Molto bene. Bella, è una bella zona. Quindi già un punto per me. Ida fa subito centro con la proposta di un immobile in uno dei quartieri più sofisticati e centrali di Milano. Questa zona offre numerosi servizi. Tra ristoranti, teatri e boutique, si ha l'imbarazzo della scelta. Ci sono anche dei bei localini, vi vedo dei tipi anche un po' da sabato sera. Ti vedo, Beppe, ce l'hai la febbre del sabato sera? Ce l'ho nel sangue la febbre del sabato sera. Non mi vedi un po' come John Travolta? Beh, questa coppia davvero spumeggiante. È scattata quella chimica. L'ho sentita. Una questione di chimica. Ora andiamo a vedere la casa. Speriamo che la casa sia altrettanto bella come la zona. Magari anche di più. Chi lo sa? Eccoci qui. Nel frattempo, Mariana e Gianluca sono già pronti a commentare la visita della loro collega. Porta Romana. Zona centrale più o meno. Vieni, Anna, ti do una mano, che non sempre la discesa agevole. Grazie. Beppe, il nostro atletico. Questo è il palazzo, ragazzi. Palazzo storico. Esatto, vi ho portato in un palazzo del 33. Palazzo bello. Bello il palazzo, sì. Questo palazzo è storia e la storia la vedete da tutti i particolari che ci sono qui. Mi è piaciuto il palazzo. Quando si arriva ha un impatto felice, ma soprattutto non lascia indifferenti. Beppe e Anna stanno per entrare in un appartamento di ben 167 metri quadri. Andiamo, al primo piano, ma senza ascensore. Composto da living doppio, cucina, tre camere da letto, due bagni e un grande terrazzo. Permesso? Prego. Permesso. Ammiriamo, ragazzi, ammiriamo la storia di questo appartamento. Vi sembra la Reggia di Caserta? Sembra uguale alla Reggia di Caserta. Case d'epoca con gli elementi ben conservati sono molto richieste. Infatti sono senza parole loro. Si respira la storia. Ed è una rarità trovare una casa così. È una rarità, ma ha il beneficio e purtroppo anche l'handicap di essere una casa storica, in quanto non essendoci l'ascensore, l'acqua a casa mia la porto sempre io a casa. Questo magari lo puoi considerare un aspetto positivo. Per il fisico. Ti mantieni ancora più in forma. Ancora più in forma mi piace. Esatto, è uscita così, ha svicolato. Sviato. Questo è un ampio salone. Che bello. Come vedete ha due punti luce molto grandi. Anche questa stanza preserva il suo aspetto storico. Sì, sì, si vede. Anche la libreria, Ida, è nel contesto storico della casa. Anna non la vedo convinta. Tutto troppo caratterizzante però dell'epoca. Ma soprattutto che già ti ho visto che mi guardavi con quell'occhietto. Qui producevano vino. Avevano una loro cantina. Infatti sono degli elementi che lo ricordano. Ma allora questo è il nostro posto. Vedi? Brindiamo, ragazzi. Io dico, non c'è il vino. Altrimenti... Ma cosa dici? Ida sta facendo la Ida. Potevamo fare un brindisi. Allora, Yamushin. Continuiamo il nostro tour. Perfetto. I pavimenti sono quelli originali, sia il mosaico? Il mosaico, che sì. Il parquet è stato messo successivamente. Ma comunque anche questo è abbastanza storico, perché anche questa forma, insomma... L'isca di pesce messo in questa posizione. Esatto. Comunque è un parquet che risale per forza agli anni 60-70. Esatto. Posso prenderti in ufficio da me? Okay? Ne parliamo. Pensaci. Beppe sta sul pezzo. Ora vi porto in cucina. So benissimo che attualmente, per lo stato in cui è, non è la vostra cucina dei sogni. Comunque necessita di lavori di ristrutturazione. Più che altro la vedo piccola per loro. Loro sono abituati a una cucina doppia. Le nostre esigenze dovremmo rifarla, la cucina. La facciamo noi? Assolutamente sì. Ok, continuiamo. Abbiamo fatto un passaggio veloce, perché nei punti dove non mi sento forte non ci resto di più. Che bello passeggiare qua. Brava Ida, scappa dalla cucina e corri nella zona notte. Sembra di stare nei giardini della Villa Reale. Che sogno, ragazzi. La camera patronale. Che bella. Che grande. Ho
Come vedete, anche qui abbiamo una doppia finestra. È una bella esposizione. Come fa a esserci tutta questa luce? Poi vi facevo notare che lì abbiamo una porticina, perché da lì abbiamo l'accesso direttamente in bagno. Ah! Questa è molto bella, questa cosa. So benissimo, Beppe, che è un bagno da ristrutturare. No, ti prego, i sanitari rosa non li vedevo da... forse da quando ero bambino? Decisamente. Totalmente da ristrutturare. Esatto. Però considera gli spazi. Qui, più la parte dell'antibagno, posso venire due bagni. Non so se mi sento pronta a vivere in una casa storica dove effettivamente ci sono parecchi lavori da fare. Una volta rivisto e corretto potrebbe venire fuori una bella soluzione. Stai contando i punti? Ho perso il conto. Ci penso io poi. Anna, porta il conto, andiamo. Beh, sul bagno, ragazzi, un po' mi sono buttata. Però secondo me sono uscita bene da questa cosa, eh. Seguitemi, seguitemi in questa casa infinita. Al momento questo qui è uno studio, ma possiamo adattare questa camera per uno dei due ragazzi. Wow, si sente l'eco, deve essere veramente enorme. Sulla metratura azzeccato. Ma ci hai fatto vedere un bagno? Sì. Noi siamo in quattro, non c'è un altro bagno? C'è un altro bagno, un bagno di servizio proprio della zona giorno. Però secondo me dovete tenere a mente, il bagno che abbiamo visto adesso, essendo un bagno molto grande, nell'ottica di una ristrutturazione possiamo realizzare due bagni. Quindi avrete lì un bagno per voi, poi ci sarà il bagno dei ragazzi e magari il bagno di servizio diventa il bagno per gli ospiti. Certo. Loro sono abituati a quattro bagni. A Milano con quella cifra i quattro bagni te li scordi o compri solo quattro bagni? Vi faccio vedere l'altra camera e poi ho una chicca per voi. Ah, meno male. Aspettiamo. Oh, aspettiamo la chicca. Andiamo. Vieni con me. Eccoci qua, ragazzi. Dove vi ho portato? Che meraviglia. Qui abbiamo l'altro dei due ragazzi. Si può studiare, c'è lo spazio giusto. Però io vi vedo che oramai... L'occhio punta all'esterno. Siete stati rapiti. Siamo stati rapiti. Quindi un altro punto. Se vai avanti così vinci il campionato. Chi lo sa? Sì, però la visita la sta facendo con Beppe. Anna non la coinvolge minimamente. Questa è la mia vera chicca. Oh, questo è decisamente un bel terrazzo. Oddio, pure il terrazzo c'è. Luminoso, spazioso. Bello. Io qua certo. già ti vedo. Allora, mettiamo un barbecue lì. Va subito. Biliardino qui. Un bel tavolo qui. Tavolo da ping pong. Subito. Ce lo mettiamo. Ce lo mettiamo. Aperitivi alla sera e... Ragazzi, però ve lo dico cena. Subito, La prima serata venga fuori. Per forza di cose. Festeggiamo, brindiamo insieme. Aia, di nuovo qua col brindisi a tre. Li vuole far bere. Beh, può essere una tecnica. Guardate qui, ragazzi, guardatevi intorno. Bellissimo. Che bello. Che cosa... C'è il treno qua che passa, senti il rumore? Lo sento, non posso dire che non lo sento perché quello si sente. Lo sì, dichiara che lo sì. Speriamo non ne passino tanti. No, però quando siamo stati dentro non abbiamo sentito nulla. No, dall'interno no, però all'esterno si sente in maniera prepotente. Però siamo in città, ci sono i tram. Peraltro Ida, ho visto che anche l'altra stanza dà direttamente sul terrazzo. Ottimo osservatore, esatto. Quel terrazzo non è affacciato sulla zona giorno, quindi è... Viene deprezzato. Però riuscire a trovare un terrazzo di queste dimensioni... Questo è molto bello, sì. Le dimensioni sono importanti, sono belle. E non è così facile trovarlo in centro, a Milano, in città. Certo. Questo qui è davvero un plus. Stai portando il conto? Tengo io. Beh, secondo me con i punti proprio c'è storia. Ho sballato. Ida pensa già di aver fatto jackpot, ma ora è il momento di fare il punto. Ha proposto una casa di ben 160 metri quadri, più altri 46 di terrazzo. È una dimora storica, con ampio living, cucina, tre camere e due bagni che possono diventare tre. Riuscirai da far centro rispettando il budget di Beppe e Anna? Abbiamo trovato una casa con una chicca, che è che il terrazzo. Pazzesco. Poi ci avviciniamo al vostro sogno di una casa a Milano. Assolutamente sì. La casa è in linea con quelle che sono le nostre aspettative.
La casa è oggettivamente bella. Sono curioso di ascoltare la richiesta economica. E il prezzo è, rullo di tamburi, 1.290.000. Un po' oltre quello che volevamo spendere noi. E poi c'è anche da tenere in considerazione tutta la ristrutturazione. Eh sì. Ma quanto può ammontare il costo della ristrutturazione? Almeno 170.000, ci sono tutti. Ma ciao, ma costa almeno altri 300.000 rifarla questa? Quindi siamo a 1.500.000. E poi non ha ricordato che manca l'ascensore. Bene, Ida, ti ringraziamo, è stato veramente un piacere. È stato un piacere anche per me. Ciao ragazzi. La richiesta effettivamente è importante e supera il nostro budget. Però il plus in più di questa casa è il fatto di essere in una zona particolarmente bella e nel centro storico di Milano. Secondo me, col terrazzo spaccato di brutto, sfido anche i miei colleghi, che lo so ragazzi, non c'è storia. Ida, sei più agguerrita che mai. Ma non gioire troppo in fretta, perché la partita è ancora aperta. Ora è il turno di Mariana, che opta per una soluzione in zona Caiazzo, sulla linea verde della metropolitana, nonché molto vicina alla stazione centrale di Milano. Mariana, saprà raccogliere la sfida di Ida? Finalmente vi conosco. Piacere, Mariana, Anna. Molto piacere. Piacere. Molto piacere. Molto lieto, piacere. So che siete stati in altre zone di Milano dai miei colleghi, invece qui ci troviamo in zona est, la cosiddetta Porta Venezia Caiazzo, è una delle zone più conosciute per lo shopping milanese. Certamente voi siete abituati a un contesto verde. Qui siamo a Milano, oggi poi la giornata non è neanche delle migliori, però dobbiamo apprezzare quello che ci offre la città. Certo. Per forza. Sì, sì. E qui ci troviamo di fronte al nostro protagonista. È uno stabile del 1920. Cosa ne pensi, Anna? No, ti l'impatto piace? È molto piacevole. Stabile è bello, eh? Stabile d'epoca, mi piace da fuori. Peraltro la facciata è stata appena rifatta. Bravissimo. Questo è positivo perché da qui ai prossimi 20 anni non avete spese straordinarie voi da affrontare. Ottimo. Lui subito ha notato, eh? Brava, Mariana. Vi invito ad entrare. Bene, ti seguiamo. Anche Mariana ha quindi deciso di puntare su una soluzione in un contesto d'epoca. Un appartamento con ampio living, 3 camere da letto, 2 bagni e cucina abitabile. Prego, accomodatevi. Permesso. Che bel salone. So che voi siete abituati già in una metratura molto grande e quindi ho pensato di proporvi sicuramente un'ampia zona living. Parliamo di quasi 60 metri quadrati. Questa è una zona living importante. Molto importante. Vabbè, la casa si presenta bene. Sì. L'elemento che contraddistingue questo soggiorno è questo bow window squadrato che è tipico e particolare dello stabile del 1920. Pavimentazione in parquet. Molto bello. Soffitti alti. Con queste volte molto importanti. Come anche i fregi e anche la colonna. È casa d'epoca tipo la tua, però questa è già ristrutturata esatto. Dentro. E già quando è una casa così è un po' più facile. Su questo lato c'è un balcone, uno dei 3 balconi in tutta la casa. Ma attenzione! Sta parlando di balconi? Non terrazzo. Il primo balcone con certo. Gli scuri, il doppio vetro, il motore del primo impianto di aria condizionata, la casa ne ha 2. Noi in tutta onestà cercavamo un terrazzo. Lo so. Mariana, spero per te che ne hai un altro più grande. È lì altro che ping pong, ci sta manco il Monopoli. Prego, seguitemi che vi mostro una delle vostre zone preferite, soprattutto di Anna. Siamo all'interno di una cucina abitabile. Questa. Mamma, che giornata. Tu dici giustamente che è uno spazio della... Ma cucino io a casa sempre. Ah, quindi... cucina Beppe, non sempre. Anna, no, allora. Sono io che sfrutto e apprezzo di più la cucina. Lei è l'aiuto chef. Ah, ecco, allora questa è la verità. Questa è la verità. Quindi tu che sei un esperto, cosa ne pensi? Bello. 5 fuochi, la cantina dei vini, divisa per gradi, un frigo frigorifero comodo, un vero frigo. Tripo, bella.
trovarmi in uno spazio così ampio e così moderno per me fa la differenza. La pavimentazione della cucina è differente rispetto al soggiorno? Beh, questo è molto più moderno, questo parquet, rispetto all'altro. Sì, questo qua in realtà è un grass effetto parquet. Ah, effetto parquet. Mannaggia a te, mannaggia. E lei li sta coinvolgendo? Bravo. Tattica vincente. Qua abbiamo una finestra. E un altro balconcino. Beh, per aspetta guarda. Che sta aprendo il balcone della cucina, sì. Magari spera nel terrazzino. No, ma non qui ci anziché il Monopoli ci sta il backgammon. Ha chiuso? L'ha richiuso. Non ci piace. Tu cucini, Marianna? Io non cucino, però adoro anch'io stare in cucina quando è bella ampia come questa. Vedi la Barbie che non cucina. Allora, iniziamo con la prima camera. È la più piccolina tra le due per i ragazzi. Hanno posizionato in questo caso un letto a castello e su tutto questo lato una bella armadiatura con anche la posizione per la scrivania quando studiano. Pavimentazione in parquet dell'epoca. Questo è un parquet vero. Inchiodato, lo senti anche camminando, che è differente rispetto a quello che abbiamo attraversato fino adesso. Da una parte c'è il parquet a spina di pesce inchiodato, dall'altra c'è il parquet nuovo. È un mix di stili, cosa che non piace mai ai clienti. Arriviamo alla seconda camera delle tre che abbiamo. Secondo me questa per Andrea, che è il più grande. È l'ideale. Il letto forse è un po' corto. Sì, è vero, è un po' piccolino. Sulla seconda camera del ragazzo era un po' perplessa la mamma Anna sul collocamento. Ad esempio qui ci sono tutti arredi che volendo si possono sostituire con un secondo armadio. Ho cercato di salvarmi proponendo il letto più grande rinunciando al mobile. Sembra che l'ho convinta ma non è detto. Proseguiamo col nostro giro. Primo bagno. Mosaico sulle pareti e stucco veneziano. E la doccia ha una particolarità che ha il bagno turco. Non so se voi siete amanti. Ce l'abbiamo anche noi. Ce l'abbiamo anche noi. Ah, ecco. Sì. Wow. Pure il bagno turco. Il bagno spacca davvero, eh. Mazza. E ora entriamo nel vostro luogo d'amore. Bella questa camera. La suite è proprio bella, eh? Ha conquistato anche lei. Come vedete abbiamo un'ampia, profonda cabina armadio, armadiatura. Ah, sì. Bella, questa bella. È la vera cabina. La cabina armadio è studiata veramente bene. Non è una vera cabina armadio perché c'è un divisorio con le porte scorrevoli, ma è sicuramente molto funzionale. E poi qui abbiamo un altro balcone. Quindi siamo a quota tre balconi. Quindi il terrazzo non c'è. Non c'è. Televisore scomparsa invisibile. In realtà questo è un camino bioetanolo. Camino. Quelli moderni. No, fatta apposta, era una battuta, dai. No, l'ha confusa, era una battuta, dai. Secondo te confondo il televisore. Dai, camino romantico. Tra l'altro la bioetanolo è l'unico modello che si può usare a Milano. Gli altri sono contro la legge. Come sei preparato, Gianlo, eh? Proseguiamo col nostro giro e incontriamo la lavanderia, lavatrice asciugatrice in colonna che non si vede. E infine entriamo nel regno di Anna. Oh, che bello! Perché il regno di Anna? Beppe non può andare in questo bagno. E Beppe non si lava. Vasca da bagno e notate che ci sono due finestre. Bello, molto non bello. Non una, ma sono due. Beh, sì, il bagno. Non mi fa impazzire sto bagno, devo dire la verità. E infine, come potete notare, c'è la terza esposizione. Questo dà lustro e dà luminosità a tutto il corridoio. Bravissimo. Bisogna vedere e valorizza la porta inglese. Sei più bravo di me a presentare. Adesso sto zitta, non parlo più. La visita di Marianna è conclusa ed ora è il momento di conoscere la temuta richiesta economica. Ricapitolando, al secondo piano con ampia zona living, cucina più che abitabile, tre camere da letto, e due bagni.
di 207 metri quadrati, che è anche al di sopra della vostra ricerca di metratura. Dovessimo trovare proprio un limite, il fatto che abbia solo due bagni. Noi non possiamo vivere con due bagni, ma non per fare i figli, perché proprio non possiamo assolutamente permettersi di avere due bagni. Il terzo bagno, volendo, si potrebbe creare. Però siamo a Milano, quindi un compromesso bisogna sempre trovarlo. Su, Beppe, ma il terrazzo te lo sei scordato? La grigliata, la musica, l'aperitivo. Ma Marianna, a proposito di compromessi, non ci hai detto quant'è la richiesta di questo appartamento ancora? Vediamo. Pure noi vogliamo sapere. Dici. Il valore di questo appartamento è di 1.190.000 euro. In linea con le nostre aspettative. Questa casa è molto bella e signorile, ma effettivamente gli spazi esterni sono un po' sacrificati. Sì, decisamente. Avesse un terrazzo qua dietro questa casa sarebbe bellissima. Grazie, Marianna. A voi, piacere mio. Ma che chance anche noi ce l'abbiamo, dai. Beh sì, quantomeno per la zona e la presenza del terrazzo. Beh, allora lì io sono messa meglio di te. Oh. Secondo me è andata bene questa... È la casa giusta per loro. Beppe e Anna hanno terminato le tre visite. Gianluca ha pensato per loro ad un quadrilocale in zona Sempione. Il living spazioso e le ampie armadiature hanno conquistato la coppia. La faccia della camera padronale su strada però li ha lasciati un po' perplessi. Ida ha invece optato per una casa storica e dal sapore antico. Beppe si è immaginato subito re del suo ampio terrazzo. Anna invece è caduta dal trono all'idea dei lavori di ristrutturazione. Infine è stato il turno di Marianna, che ha optato per un palazzo d'epoca ma già rinnovato. La posizione centrale e la cucina attrezzata hanno ingolosito Beppe e Anna, che però potranno godersi le loro prelibatezze solo nel soggiorno, senza il loro amato terrazzo. Ora per i tre agenti è il momento di raggiungere il quartier generale, per scoprire chi vincerà e si aggiudicherà quindi il premio in denaro. Ma qualcuno si sente già la vittoria in tasca. Ciao ragazzi. Che buffona. Perché? Marianna. Ma il tavolo da ping pong Dove lo mettiamo? Ci guadagnano di spazio, interno, non esterno. Però a tre balconi. Il terrazzo, che tu non gliel'hai dato. Capito, ma compromesso Milano lo devi trovare. Calmi ragazzi, è inutile litigare. È tutto nelle mani di Beppe e Anna. Siamo stati fortunati perché effettivamente sono tre belle case. È proprio difficile prendere una decisione. Questa è quella che dal punto di vista emotivo mi ha colpito maggiormente, devo dirti la verità. Tu perché mo fai un po' la buffoncella? Perché ha dei clienti che vogliono spendere 1.200.000, gli proponi una casa senza ascensore? Non è che tenga le creature con passeggini che non puoi salire fino a sopra. Ma secondo te? Non mi sembrava una tragedia rispetto a chi gli dà una casa senza balcone. Io almeno ho rispettato le loro richieste. Una casa grande nella metratura c'è, un bel terrazzo tengo, il palazzo storico c'è, vabbè, non c'è l'ascensore, come dobbiamo fare? Ha una cosa di è fuori budget e tu sei fuori metratura. E tu sei fuori capo perché senza terrazzo. Scusa. In effetti non sceglierà né l'una né l'altra perché sceglie la mia. Questa casa a me è piaciuta molto, è bellissimo terrazzo, forse il più bello che abbiamo visto. Ragazze, io ho dato loro le tre camere, il terrazzo grande, ready to live appena ancora ristrutturata. Ma ready to live? Avrà qualche metro quadro in meno. Avrà qualche. Per il resto ho aderito a tutte le loro esigenze. Se tu sei convinta, sono convinto anch'io. Sai che ogni tuo desiderio è un ordine. Va bene. Allora facciamo. Allora abbiamo scelto. Abbiamo scelto. Deciso? Deciso. Non tutti abbiamo esaudito appieno tutte le richieste, però ce la giochiamo. Sì, devo dire che ce la giochiamo tutte e tre stavolta. Voi giocate. E come sempre. Io ho già vinto. Sembra la solita buffona. Vediamo, voglio proprio vedere. Vedremo, sì. Tra poco Beppe e Anna comunicheranno agli agenti qual è la loro casa a prima vista. Per inaugurarla riceveranno un welcome kit di prodotti tessili per la casa. Beppe e Anna hanno preso la loro decisione e stanno per svelare ai nostri agenti qual è la loro casa a prima vista. Allora, dobbiamo dire che sapevamo di essere dei clienti particolarmente esigenti. Ah, sì. Tuttavia devo ammettere che siete stati tutti e tre estremamente bravi, estremamente professionali. Meno e tutti male. E tre ci avete prospettato delle case molto interessanti. Meno male,
Beh, almeno. Non è stato facile. No, direi. Da prima abbiamo visto quella di Gianluca e devo dire che dopo aver visto la casa, che si sposava decisamente con quella che era la nostra desiderata, abbiamo detto buona la prima. Wow. Ma è piccola, 145 metri. E poi c'è il tram di fianco. Poi abbiamo visto la casa di Ida, un bellissimo palazzo storico in Porta Romana, veramente bello. Sono contenta che vi piace. Con una richiesta attorno al 1.3 milioni più la ristrutturazione. Chi ha 1.5 milioni in tasca non compra una casa senza ascensore a Milano. Non ultimo è arrivata Mariana che ha sparigliato il mazzo. Presentare una casa che è già ristrutturata è ovvio che fa più gola. Grazie Mariana. Ci ho fatto vedere una bella casa con una bella facciata e con una cucina veramente abitabile, tant'è che io mi ero già visto spadellare all'interno della casa. Brutta questa. La Mariana non ha il terrazzo. Dove giocano a ping pong? Magari c'era un torneo in atto, c'è da fare la finale, dove la facciamo? Ci avete messo voi poi in seria difficoltà, ma siamo riusciti, dopo un consulto, io e la mia Nina, a trovare la soluzione giusta. E quindi abbiamo preso una decisione. La casa che abbiamo scelto pertanto è? La mia casa è quella nella posizione nettamente migliore rispetto alle altre. Ho centrato le loro richieste principali. Il terrazzo li porterà da me. Ho vinto! Sono felice. Siamo molto contenti. Spazi importanti e una casa molto ampia. Il living e la cucina sono molto grandi. Sapevamo perfettamente che venendo a Milano avremmo dovuto rinunciare a qualcosa. Non vediamo l'ora di abitarla adesso. Aspettiamo solo di prendere uno spritz con Mariana per festeggiare. Me lo aspettavo, eh? Lei è stata brava, eh? Ha visto il balconcino aperto 2 secondi, poi nella distrazione ha chiuso la finestra. Allora siamo in cucina. Brava, furbetta. Ci ha fregato. Beppe e Anna hanno scelto la casa di Mariana. Grazie, a presto. Per inaugurarla riceveranno un welcome kit di prodotti tessili per la casa. Mi hanno un po' illuso dicendo buona la prima. Ci sta. Dai Mariana, non questa volare. Questa è grossa, eh. Mica come le vostre cicinin. Adesso datti una calmata, eh. Non me l'aspettavo, ragazzi. Ha fregato questo. Vabbè, Mariana, questa è tua, ma vedremo. Quelle due mi stanno dando del filo da torcere. Sono forti, però mi divertirò a batterle parecchie volte.